dell'attenzione al programma dell'esecutivo, sia nella prima fiducia che abbiamo ottenuto, sia anche nelle cose che abbiamo detto ieri, sulle quali abbiamo ottenuto di nuovo una fiducia robusta alla Camera e al Senato, che ci farà lavorare per tutto l'anno prossimo. Abbiamo molti appuntamenti significativi, appuntamenti che hanno a che fare con temi concreti, precisi, penso alla legge sul consumo del suolo che abbiamo presentato, che adesso deve essere assolutamente approvata a tempi brevi dal Parlamento, penso alle misure sul dissesto idrogeologico, all'impegno che ci siamo presi ad essere più forti e più attenti a queste dinamiche, penso a tutti gli altri temi di cui parlerete nella giornata di oggi. Ci aspettiamo veramente indicazioni molto significative e molto importanti. Questo vale sia per le cose italiane, tante cose dobbiamo fare in Italia in questo campo, e Andrea Orlando sta lavorando incessantemente, gode di tutto il nostro sostegno, ma bisogna fare anche molto naturalmente in Europa. Il commissario europeo, che saluto, è un punto di riferimento importante. L'anno prossimo sarà l'anno dell'Europa da tanti punti di vista, si voterà per il Parlamento europeo, l'anno dal 1° luglio vedrà l'Italia presiedere il semestre di presidenza dell'Unione Europea, cambieranno in corso d'anno e proprio durante il nostro semestre la Commissione, il Presidente del Consiglio Europeo e naturalmente da giugno avremo un nuovo Parlamento Europeo. E sono tutti temi che ci portano e ci spingono a dire che siccome nel campo appunto dell'ambiente, della tutela dell'ambiente, della green economy, l'Europa gioca un ruolo fondamentale, l'abbiamo voluto e meno male che è stato così, perché se non ci fosse stata l'Europa, un paese purtroppo tradizionalmente e diffusamente pigro come l'Italia nell'applicare regole di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio, avrebbe fatto molta fatica ad avere una risoluzione all'altezza. Grazie all'Europa oggi questa risoluzione ce l'abbiamo. Questo lo dico perché bisogna anche rovesciare una tendenza, una dinamica che scarica sull'Europa tutti i guai. Tutti quelli che contestano l'Europa vorrei chiedere cosa sarebbe l'Italia oggi in tema di norme ambientali, di tutela del paesaggio, se non ci fosse l'Europa, se non ci fosse stata l'Europa. Praticamente tutte le norme che oggi applichiamo in Italia sono applicazioni di direttive europee, segno che l'Europa conta, è importante. Sappiamo che tante volte applicare queste norme è costoso, è faticoso, però sappiamo che è fondamentale, soprattutto per un paese come il nostro. La nostra forza e la bellezza del nostro paese. Ed ecco perché la tutela dell'ambiente e del paesaggio è così importante, ed ecco perché l'investimento anche per il sistema di sviluppo attorno a queste tematiche è così importante. Ecco perché vi dico anche buon lavoro e vi dico anche e soprattutto che terremo molto in conto ciò che uscirà dal lavoro di oggi. È un impegno che mi prendo ed è soprattutto un punto sul quale dobbiamo andare avanti con molta determinazione. Grazie, grazie, buon lavoro. Allora, questo è il contributo che ci ha dato la Palazzo Chigi, il Presidente del Consiglio Enrico Letta, quelli che sentite non sono buoni, no?